Buongiorno ragazzi e benvenuti nel secondo video delle formazioni unite. Nel primo video abbiamo unito Roma e Lazio, questa volta ci occuperemo di unire Milan e Inter. Per qualcuno potrà essere blasfemia, attenzione, non li uniremo per davvero, però creeremo una formazione perfetta fatta da 23 giocatori che appunto andrà ad unire Milan e Inter. Vi ricordo che questa serie è in collaborazione con ZV Jackson, perché mentre su questo canale uscirà questa serie, sul suo canale uscirà uno scontro fra Roma e Milano, Torino e Roma, Torino e Milano, con queste formazioni che sto facendo io. Detto questo, partiamo subito. Partiamo dai portieri, qui anche ne ho portati tre come avevo fatto per Roma. Quindi ho portato Donnarumma, Handanovic e Storari. Diciamo che Donnarumma e Handanovic sono in ballottaggio, decidesse ZV Jackson chi mettere titolari, mentre Storari insomma è l'ultimo portiere, non sapevo chi portare, alla fine ho deciso di portare lui, era ballottaggio fra lui e Padelli, alla fine ho portato Storari, ma tanto veramente poco cambia. Per quanto riguarda i difensori centrali, qua anche per la par condicion ho portato i 2-2, ma credo che sia giusto così. Ho portato i due titolari da una parte, i due titolari dall'altra, quindi Miranda, Romagnoli, Musacchio e Skriniar. Diciamo che alla fine credo che i titolari li vadano a fare Miranda e Romagnoli, però anche Musacchio e Skriniar non sono affatto male. Sulle fasce i terzini ne ho portati 4, perché spero che ZV Jackson mi ascolti e schieri la difesa 4 per Milano. Quindi ho deciso di portare Conti, Rodriguez, De Sciglio e Ansaldi. Qua non ho scelto la par condicio perché credo che in questo preciso istante, 12 di luglio, attenzione ragazzi, 12 di luglio, quindi per chi non lo vedesse, 12 di luglio, quindi non è ancora stato ufficializzato da Albert all'Inter, quindi io ho deciso di portare loro, perché l'Inter adesso c'ha Ansaldi, D'Ambrosio, Nagatomo, Santon, alla fine ho portato solamente Ansaldi e terzini dell'Inter, e del Milan ho portato Conti, Rodriguez e De Sciglio. A centrocampo invece veramente sono una marea, ragazzi, ho deciso di portare Borja Valero, che per me potrebbe essere assolutamente titolare in questa formazione, Kessié e anche lui posto da titolare, Bonaventura, fantastico, João Mario, Gagliardini e Çalhanoğlu. Ragazzi, ovviamente qualcuno è mediano, qualcuno è trequartista, qualcuno è mezzala, però fanno tutti parte del mondo del centrocampo, quindi decidesse poi ZV Jackson come schierarli, ma questi sono i miei centrocampisti. Passerei agli esterni. Sugli esterni ho deciso di portare 4 giocatori. Due sono dell'Inter e due sono del Milan. Quelli dell'Inter sono Perisic e Candreva, quelli del Milan sono Suso e Borini. Borini, ragazzi, l'ho portato proprio così perché l'ultima ruota del carro per quanto riguarda gli esterni, non me ne voglia Borini, ciao Fabio, parte scherzi. I titolari metterei Perisic a sinistra e Suso a destra. In avanti ho deciso di portare solamente due attaccanti, decidesse ZV Jackson se li vuole far giocare nella sua formazione una punta o tutti e due insieme, Icardi e André Silva, questi sono appunto i due attaccanti. Questa era, quindi ragazzi, i 23 di Milano per me. Fatemi sapere qui sotto che cosa avreste cambiato al 12 di luglio, attenzione al 12 di luglio. Io come sempre vi ringrazio per la visione, vi ricordo in descrizione il link del Mestre 2.0 che prende tutti i pronostici calcio e NBA, è veramente bravissimo. Lasciate una barca di pace se volete anche Torino, quindi la fusione fra Juventus e Torino, so che sarà veramente molto pendente verso la Juventus, però noi cercheremo di fare qualcosa e cercheremo di unire le due squadre. Detto questo, vi ringrazio per la visione, buon shalala e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.